sotto gli occhi di tutti, cosa impossibile, in una piazza che è Piazza Giovicchiera, una piazza frequentatissima, aperta, dove la gente va, viene, macchine posteggiano, e invece tutto avviene in modo lineare. Questo per dirvi come poi questa storia si ingarbuglia andando avanti, perché poi voi sapete che c'è tutta la storia di Viagradoli. Viagradoli è il tormentone del caso Moro. Ad ogni angolo ricompare Viagradoli. Il 18 marzo, due giorni dopo, viene scoperta questa, viene fatta una perquisizione che però si ferma davanti alla casa di Moretti e Balzerani, perché bussando gli inquilini non hanno risposto. E poi c'è la storia di Prodi e della seduta Spinivia. Insomma, Gradoli è proprio la presenza costante, però ha ragione Franceschini, è dopo che viene scoperto il corpo che le brigate rosse impazziscono. È da quel momento che non vedono l'ora di chiuderla questa storia e purtroppo chiuderla sul cadavere di Moro, decidendo di uccidere Aldo Moro. Bene, in questo frattempo, tra quando lo uccidono, ma anche arriva dagli Agradoli, ha, non dico i giorni nostri, ma quasi, un sottile legame lega alcuni uomini dello Stato e alcuni brigadisti rossi, in particolare Valerio Morucci, sempre con l'assenso di Moretti, perché ogni volta che Morucci fa una rivelazione e le fa a singhiozzo e dice una cosa, poco dopo Moretti trova modo di fare l'intervista giusta per dire, è vero che è così, per dire ha ragione. E quindi i due è come se si muovessero come un solo uomo. Il risultato è che oggi non abbiamo ancora la versione vera su il caso Moro, a cominciare dagli affari, non abbiamo la versione vera della morte di Moro, lo raccontava prima Grassi, basta guardare la Renault per capire che non c'è niente che torni. Perché non vogliono raccontarlo? Sono passati quasi 40 anni, sono tutti fuori, abbondantemente da anni, qualcuno forse dorme ancora in carcere, vedo Moretti, non più, e allora sono tutti fuori. Basta, che storia è? Raccontatecela e mettiamoci una pietra sopra, nel senso che almeno conosciamo la verità dei fatti. Non la possono raccontare, lo sappiamo, perché c'è anche una dignità del male, no? E quindi un conto è se io ero un brigatista, un guerrigliero e ho ucciso in nome di un ideale, un conto è se ero al soldo di qualcuno, l'ho fatto per farvi una parte anziché l'altra. Il problema è, con Stefania ne parlavamo, con Stefania ne parlavamo, pensate voi di essere stati dei brigadisti rossi. Franceschini l'ha pagata sulla sua pelle, ha dovuto ricostruirsi una vita. Anche ripensare ai suoi errori, che se avessi fatto questo anziché quell'altro. Bene, pensate a uno qualsiasi, un gregario che era in via Fanni, che si è giocato la vita, perché la vita se l'è comunque giocata, che hanno presi tutti, e che scopre addirittura che ha fatto tutto questo per niente, o forse addirittura per qualcosa di indicibile. Beh, è una vita buttata via, però io faccio anche questa riflessione. Ad esempio, Maurizio... che è stato il gentile che ha raccontato la dinamica dell'agguato e ha dato il calco della ricostruzione, e Patrizio Greci dice che non era in via Fanni, racconta che i brigadisti ebbero anche tra le loro fila un ferito. Uno di loro
lieve ferita. E nelle macchine che poi furono abbandonate in via Licinio Calvo, effettivamente furono ritrovate delle tracce di sangue che non appartenevano sicuramente a nessuno, a nessuna delle vittime. Quindi era qualcun altro che c'era. Allora perché non dire che c'era anche qualcun altro? Se attorno a questo si è creato questo forte silenzio, evidentemente è perché bisogna nascondere qualcosa. I brigatisti possono dire: noi non vogliamo denunciare altri, ma si può anche raccontare la storia omettendo alcuni nomi, ma perché un particolare così importante viene completamente taciuto? Però, scusa, interrompo, ma nel caso del famoso quarto uomo, Germano Maccari, lo hanno denunciato. Appunto, e perché quindi, in quel caso era necessario chiudere il cerchio, perché un giorno Prospero Gallinari, facendo delle interviste, si è fatto sfuggire anche la presenza di un quarto uomo, sono iniziate una serie di dichiarazioni e anche da esponenti dei cristiani, Flaminio Piccoli disse: sì, c'era un quarto uomo, lo vogliamo sapere chi era. Era un esponente, lui disse, un VIP del Culturame. Quindi avevano un'idea di questo quarto uomo che era assolutamente distante dal personaggio che è stato individuato e che ha avuto un iter giudiziario anche molto particolare. Noi abbiamo ricostruito la storia del quarto uomo perché è una di quelle, diciamo, che rappresentano i buchi neri. E effettivamente Germano Maccari era un brigatista, era romano e veniva veniva da Potere Operaio, era molto legato a Valerio Morucci e fu lui che si intestò le utenze della casa di via di Montalcini, quindi naturalmente lui era un personaggio implicato nella vicenda, ma è assai difficile pensare che le sue caratteristiche, che erano quelle di un compagno di base estremamente semplice, il quale peraltro dichiara che per tutti i 55 giorni lui va a casa e torna a casa a dormire ed esce con la sua fidanzata, quindi è assolutamente impensabile che in un'operazione di quel tipo uno dei protagonisti a cui addirittura viene dato il ruolo del quarto uomo, cioè di quello che insieme a Prospero Gallinari e a Laura Braghetti è il custode di Moro. Quindi capite che importanza strategica in tutta l'operazione. Ecco, lui dice candidamente che torna a casa, incontra la sua fidanzata, quindi questo fa pensare che in realtà il nome viene fatto, i brigatisti lo fanno, perché c'è un buco da colmare.